Thank you.
Here we go for our video tools of the day. Sì, first of all, vorrei parlare, no, parlare sinteticamente, diciamo, come ho detto, ieri è stata questa partita, primo turno di Nations League, un torneo inutile, francamente, di calcio, ma io ho visto soltanto la partita in sé. Comunque, Italia-Germania, stavamo anche vincendo, verso la fine sembra, al 75esimo, 80esimo abbiamo segnato, e subito dopo la Germania ha pareggiato, ma la cosa importante da sottolineare è che quest'Italia non è stata, è la lontana parente positivo dell'Italia. Abbiamo visto che giorno fa contro l'Argentina alla finale disputata contro la vincente l'Europeo e la Coppa America, completamente un'altra Italia, anche che sta pure vincendo. Credo che questa idea di lanciare nuovi giovani, quindi cambiare completamente modulo, ripeto, è stato un dono di Mancini all'ultima nazionale che aveva giocato l'Europeo, la formazione che ha messo contro l'Argentina, e quindi era giusto che facesse anche così, ma abbiamo visto una formazione completamente diversa. Infatti si è visto, tra l'altro, un giovane molto interessante, protagonisti nel campionato di Serie A. Chi segue il campionato di Serie A lo sa, non li nomino, ma comunque io ho visto una squadra molto interessante. Certo, la delusione che siamo stati eliminati per la seconda volta nei mondiali qualche settimana fa è enorme, tutti lo dicono, non sono l'unico, ma l'entusiasmo si crea se uno inizia a fare le cose. Io credo che questo peso dei 4 anni che bisogna attendere può venire meno se uno inizia a fare una serie di risultati utili, positivi e consecutivi, un po' come è stato per l'Italia degli europei, che ha vinto non so quante partite, ha battuto anche record. Mi pare che detenevano allora allenatore nazionale Vittorio Pozzo. E io credo che sì, con questo entusiasmo iniziale si può arrivare lontano. Anzitutto, ovviamente, è chiaro, l'obiettivo più vicino adesso sono gli europei del 2024, ma io credo appunto che guardando alla lunga, con questa mentalità, facendosi prendersi al nuovo entusiasmo, magari si vinceranno anche quegli europei lì. Comunque, con questo entusiasmo si può arrivare ai mondiali 2026, però lo so, bella faticata, ci vuole molto tempo, ma io sono convinto. Poi, diciamo, la mancata qualificazione non è stata per l'ultima partita, ma per il complesso, secondo me, tutto un po' e le altre partite precedenti per la qualificazione, presi, secondo me, troppo all'entusiasmo la vittoria dell'Europeo, che praticamente per la quale ci siamo adagiati un po' troppo sugli allori. Io la vedo così. Poi, sì, pensiero 2, oggi è praticamente l'anniversario di uscita di un grandissimo film che personalmente mi ha anche segnato, l'anniversario di uscita però negli USA, la premiera viene proprio negli USA, sempre di giugno, il 1º giugno, però forse non lo svelo il film, perché diciamo, ho interpretato tre, anche in realtà forse quattro pezzi, per adesso ne ho interpretati tre, però il quarto lascio alla fine, forse il più importante, ma non credo, non lo so. Da un lato è il più importante perché stiamo parlando di un pezzo di musica classica, però personalmente non è il più importante di questi quattro, che è un altro che io sento ancora di più entro i limiti di questi quattro. Però poiché, diciamo, il primo pezzo forse non lo carico oggi perché lo potrei caricare per un fatto di, perché diciamo è semplice da montare, però poiché un altro pezzo, il pezzo di Bach, molto arretrato tra l'altro, dato la precedenza di altri pezzi, ancora non ho caricato, è che si tratterebbe la settima parte del tributo, ripeto, per il suo compleanno, sta andando veramente avanti, poi giorno il suo compleanno sarebbe stato il 31 marzo, pensate un po', avrebbe compiuto 337 anni, fosse stato ancora vivo, ma praticamente parliamo di più di 2 mesi fa, si sta protraendo questo tributo. Comunque, settima parte sarebbe il preludio della sonata per violoncello in Sol maggiore, BWV 1007, che è appunto il pezzo che comunque in realtà dovrei caricare oggi, dicevo. Poiché però il pezzo, questo primo pezzo dal film, in virtù di questo motivo, forse era posticipato a domani, a questo punto vorrei parlarne oggi, ma penso mi convenga più parlarne domani, a meno che non prenda decisioni all'improvviso e cambio la programmazione e carico il pezzo dal film prima, ma nel caso comunque inizio a scrivere qualcosa in descrizione e poi comunque ne riparlo meglio di mani perché sono indeciso, ripeto, già sto finendo di montare il pezzo di Bach e quindi mi sembra più corretto a questo punto inserire quello. E però già avrei voluto parlarne di questo film, visto che oggi sarebbe questo anniversario, però
Comunque ci troviamo un giorno in più, un giorno in meno. Credo che ne parlo domani, quindi vi lascio sospesi. Tra l'altro è un film anche americano, anzi, un regista australiano, ma comunque il film è sostanzialmente americano. Comunque poi, anche un grande attore, protagonista soprattutto. Comunque sì, vi lascio la curiosità e la suspense per domani. Dico solo, il film se non erro del 98, ma non aggiungo più altre cose. Sì, e poi in sostanza per quanto riguarda due cose, comunque come faccio sempre, vado sempre nel dettaglio su questo pezzo di Bach, in realtà io non ricordo se l'ho scoperto così, però forse anche prima, però di sicuro ricordo che l'ho ascoltato in un film per la prima volta, nel film di, secondo me, anche molto sottovalutato, adesso spiego anche perché, ma la mia visione, Master e Commander 2004, di Peter Weir, regista australiano, grande regista australiano, soprattutto. Sì, no, in realtà non ne parlo perché appunto è il film, ha fatto anche il film. Anzi, sì, grande regista australiano, tra l'altro anche L'attimo fuggente, insomma, secondo me un grande, grande regista. E dicevo, sottovalutato perché mi sembra, allora, innanzitutto il pezzo mi pare viene suonato in una scena appunto in cui due protagonisti interpretati da Paul Bettany e Russell Crowe suonano il violoncello. In realtà non ricordo se viene suonato, mi sembra viene suonato un altro pezzo in questa scena, ma di sicuro il pezzo è in sottofondo quando approdano, mi sembra, con la nave in un'isola. E appunto si sente questo pezzo, io almeno lì ricordo di sicuro che l'ho sentito. Tra l'altro anche un pezzo effettivamente navale, c'è questa atmosfera navale, comunque di mare, e io, almeno io, respiro quando ascolto questo pezzo, cioè non perché me l'abbia trasmesso, sì, forse anche perché il film mi ha trasmesso queste idee. Comunque il pezzo in generale per me è uno dei più belli, pur non essendo un esperto assoluto, nonostante appunto mi piaccia veramente tanto, uno dei migliori compositori classici per me, Bach, non essendo comunque perché non è che conosco tutti i pezzi, proprio tutti. Però lo reputo uno dei suoi più grandi pezzi. Comunque dicevo, il film secondo me è stato un po' sottovalutato, soprattutto perché in quel periodo, in concomitanza, ahimè, uscì, che poi voglio dire, anche quest'altro film, come primo capitolo, è un film molto interessante e bello, sempre sui pirati, perché sulle navi, diciamo, perché quello è un film navale. Comunque uscì La maledizione della prima luna, il primo film dei Pirati dei Caraibi, diciamo in inglese, meglio dire il titolo in inglese, The Curse of the Black Pearl, la perla nera, come sapete, la nave protagonista in questa saga, di Jack Sparrow, il capitano Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, ma sapete meglio di me. Sì, io credo che proprio perché erano entrambi due film navali, ma in qualche modo il secondo appunto era più fantastico, una storia più inedita. Mentre quello di Master Commander, comunque, se non erro, trae spunto da una storia reale, era comunque ambientata nel periodo napoleonico, non vorrei sbagliare, secondo me, per questo motivo qui, in qualche modo il pubblico si spinse più verso, diciamo, il Master e Commander, appunto per questa questione. Cioè, scusate, per il film sui pirati dei Caraibi, il primo film, La maledizione della perla nera, perché era più fantastico, era un film inedito, sostanzialmente io sono convinto che il motivo per cui quello ha avuto più successo è stato principalmente questo, ma potrei anche sbagliare, certamente due grandi film, io comunque, ripeto, molto sottovalutato, sono i Master e Commander, e non ha avuto il successo che merita. Io lo consiglio ovviamente, anche se non lo vedo da un po' di tempo, e quindi comunque lo dovrei rivedere, certamente è come se io lo rivedessi per la prima volta, perché non lo ricordo quasi più. Sì, quindi questo, fa questa precisazione, comunque ripeto, il pezzo è veramente straordinario, poi sì, non mi ricordo, Glenn Gould, certamente lo conoscete anche meglio di me, qualcuno lo conoscerà, il più grande esecutore di Bach, non ho mai sentito la versione sua di questo pezzo, credo che lo devo fare perché appunto essendo lui il più grande esecutore, uno dei più grandi esecutori di Bach, non il più grande, io devo sentire anche la sua versione che sicuramente la consiglio anche in generale. E poi non so se qualcuno ha visto il video pensiero di ieri in cui ho parlato di quella bellissima graffa napoletana, la cioccolata, la Nutella, mangiatina, andatevi a rivedere quella parte finale del video tozzo di ieri che in realtà è stato fatto di venerdì poi. Comunque quella graffa ancora mi ha fatto aspettare altri 2 giorni, ancora non era finita. Infatti, ho mostrato un altro frammento. Cioè, in realtà c'era un'altra graffa insieme a quella. E
era rimasta ancora una piccola parte che, come avete visto dal frammento, ho mangiato ieri. Quindi sì, ho goduto ancora un po'. Penso a Sara. Sara, poi prima un po' di tempo. Ma quando l'avrò mai questo tempo? Ti devo scrivere, diciamo, su WhatsApp anche di alcune cose importanti, penso. Intanto già ti ringrazio per la mia tua costanza pure nel seguire i commenti sulla Weather Report, insomma, di Mr. Lynch, oltre che vedere i video qui. Penso sia l'unica persona che segue i video. Tutta questa costanza, lo so. Comunque sì, e poi in realtà ieri pomeriggio mi sono consolato con un altro cibo. In realtà confesso, a me non piace il pesce, non ci vado pazzo in generale, forse solo per poi il merluzzo, l'orata, pesci semplici diciamo, ma questi poi fondamentalmente, il salmone, anche con le noci, straordinario tra l'altro il salmone con le noci. Sì, però la frittura, a parte le zeppole, forse anche le alici mi piacciono, sia fritte che impanate, non mi ricordo come si dice, comunque a parte queste cose, in generale non mi piace la frittura, ma c'è un'unica pasta che mi piace più di tutto, meno la pasta col tonno non mi piace, cioè, così come le paste diciamo mischiate alla panna, queste cose qua mi fanno vomitare, tutti i cibi mescolati, pure le polpette nonostante mi piacciono, poiché sono composte da vari elementi in qualche modo fanno girare lo stomaco e portano al vomito, anche se non vomito, ma la sensazione è quella, purtroppo non so da che dipende, forse una mia intolleranza. Ad ogni modo, l'altro piatto che avete visto è praticamente e basta col sugo delle vongole, non mi piacciono nemmeno le vongole in sé, mi piace solo il sugo delle vongole, guardate che cosa strana, e però piatto straordinario con quel sugo, veramente una consolazione, sono consolato da sempre così, poi soprattutto con un po' di pane, mettete pure il pane nell'olio quando è finito il piatto, straordinario, mi sono davvero consolato, veramente un bel altro piatto, certo non proprio tra i miei preferiti in assoluto, ma veramente un altro grande piatto straordinario. Sì, e poi però in realtà ho dimenticato di dire anche che è un'altra cosa, ho mangiato, l'avete visto, proprio vicino diciamo, a quella parte finale che era rimasta della seconda graffa, una bellissima, cioè ho mangiato anche una bellissima, prima di tutto in realtà, però comunque ovviamente ho mangiato sì, prima di finire la, in realtà ho mangiata ancora un'altra notte prima, ho mangiato insieme. Sì, diciamo quella bellissima fetta di pane col gelato, cioccolato, stracciatella, fior di latte, nocciola, più la Nutella. L'ho mangiata in realtà la notte prima della parte finale della graffa, l'altra graffa ho mangiato ieri, cioè questa notte, la notte precedente, però che comunque era già pesante quella, non ce la faceva mangiare l'altra parte della graffa, quindi l'ho conservata per il giorno dopo. Quindi quel video della diciamo, fetta di pane risale già la notte prima. La graffa ce l'ho fatto insieme in realtà, però la graffa l'ho mangiata la parte finale, quest'altra graffa l'ho mangiata praticamente stanotte, mentre ripeto, la fetta di pane l'altra notte. Comunque cibo straordinario davvero, anche quella fetta di pane, ovviamente la fetta di pane con la Nutella è una cosa classica, associamo sempre, penso sia una delle cose più buone in assoluto da mangiare, tanto guardare i dolci. Però con un po' di gelato, esperimento che ho provato poche volte, mi pare, nella mia vita, poi con quei gusti lì che sono straordinari, ancora più straordinario. Ovviamente una merenda, cioè nel senso, penso ci possa stare bene anche per una cena, credo, non lo so, forse è un po' poco, ma comunque io mi sono saziato molto, tant'è vero appunto che poi ho detto da quell'altra parte finale, la graffa, però non ho mangiato io, l'altra parte normale, ho mangiato qualcun altro, comunque anche perché come sapete avete visto il video l'altra volta, è un po' una bomba quella graffa lì. Per mangiare a stomaco avuto, altrimenti io personalmente non ce la faccio. Ce la faccio giusto giusto. Comunque dicevo, appunto, l'altra parte, la graffa, veramente l'ho mangiata stanotte. Sì, avrei detto tutto, nel caso mi inizio qualche altra cosa in mente, come al solito, aggiungo in descrizione. Have a great day again.